Buonasera a tutti e grazie Catania, in bocca al lupo e... I 5 Stelle scelgono Catania come ultima tappa della IDEI, l'iniziativa politica promossa dal Movimento per scrivere insieme ai cittadini il programma delle regionali 2017. Bagno di folla ieri pomeriggio a Piazza Bellini dalle 17.30 in poi. Sul palco il deputato nazionale Alessandro Di Battista insieme al deputato siciliano Giancarlo Cancellieri. Proprio i pentastellati hanno definito la IDEI una grande festa di democrazia partecipata, non una collezione di idee ma il progetto di rinascita di un grande popolo, i siciliani. Ottimista Di Battista, non credo ai sondaggi, ma alle strade, alle piazze. Se il Movimento 5 Stelle continuerà così, tra la gente, a candidare incensurati, a parlare di temi e di soluzioni, mentre gli altri si fanno le guerre interne, credo si riuscirà a prendere il 40%. E questo è il nostro obiettivo, per poter votare da soli e per poter portare avanti il programma. L'enorme rivoluzione del Movimento 5 Stelle sta nel fatto che cittadini sconosciuti hanno avuto l'opportunità di farsi Stato. Oggi è capitato a me, a Giulia Grillo, a Mario Giarrusso, ai nostri sindaci, ai nostri consiglieri regionali. Domani capiterà a qualcuno di voi in questa piazza. In più di 150 piazze dell'isola si sono ritrovati tutti i weekend dall'11 febbraio al 12 marzo per trattare i temi della gente con la gente. Acqua, ambiente, energia, lavoro, diritti, solo alcuni dei tanti temi affrontati. Le idee migliori verranno discusse e votate su Rousseau, il sistema operativo del Movimento 5 Stelle, ed entreranno a far parte del programma da presentare alle prossime elezioni regionali. Ripeto quello che ha appena detto Alessandro, ti ho portato la marmellata.